Sud Italia, bloccati gli imbarchi per la Sicilia, protestano gli autotrasportatori. Sull'isola sarebbero rientrate 40.000 persone dal nord Italia nei giorni scorsi. Tre comuni diventano zona rossa, tra questi Agira, nell'Ennese. Ce ne parla Pino Guglielmo e Lucia Basso. Noi siamo autorizzati, noi abbiamo alimentari. Ha un mese che lavoriamo per loro e adesso siamo qua fermi. Come mai? Piove a Villa San Giovanni, tir bloccati agli ingressi per gli imbarcaderi verso la Sicilia e ci sono anche tante famiglie che da oltre 12 ore aspettano un permesso per potersi recare nelle loro residenze. Siamo un gruppo di 7 persone che veniamo da una ditta che lavora in Francia. Noi ci troviamo in una situazione paradossale. Ci siamo buttati qua, senza nessuno che ci dà risposta. Per alleviare i disagi, Croce Rossa e Protezione Civile con il comune di Villa San Giovanni hanno distribuito questa mattina la colazione, ma la tensione sul piazzale stoccaggio dei mezzi all'uscita dell'autostrada 2 resta alta. Perché noi siamo partiti con il vecchio decreto, perché i signori vengono dalla Francia, io dal Belgio, ed è cambiato il decreto mentre noi eravamo in viaggio. Non siamo noi che stiamo rimanendo qua, ci bloccano loro con la forza, non possiamo andare, né entrare e uscire. A disposizione che zona rossa, non può entrare e uscire nessuno. Nei varchi presidiati dalle forze dell'ordine viene rispedito a casa chi non è autorizzato. Da stanotte anche a Gira, comune nel cuore della Sicilia in provincia di Enna, è zona rossa per fermare il contagio da coronavirus. Provvedimento deciso dal presidente della regione siciliana. Stop agli spostamenti fino al 15 aprile in questo paese dove su oltre 7.000 abitanti, popolazione in gran parte anziana, si contano 3 morti con il Covid-19, 9 contagiati e si è in attesa del risultato dei tamponi per altre 6 persone. L'irrigidimento della misura dopo l'aumento preoccupante dei casi. Sono in corso delle indagini epidemiologiche da parte dell'ASP, al momento non ne conosciamo le risultanze. Strade quasi deserte, negozi chiusi. Ma c'è chi infila davanti alla rivendita di tabacchi. Lei non dovrebbe essere a casa. Certo. Invece siete in fila qua. Le farmacie si sono organizzate con la consegna a domicilio. Abbiamo fatto di tutto perché la gente non uscisse di casa. Abbiamo il problema delle mascherine. Come vedete, le mascherine le facciamo noi con le garze in TNT, le cambiamo continuamente, le facciamo alla gente che non le ha e gliele mettiamo in bocca. L'emergenza Covid-19 fa crescere.